Credo di aver scoperto la build definitiva per il mio personaggio. Ammetto che l'avevo già provata prima dell'uscita del DLC, ma non ero riuscito a completarla dovendo finire la nuova sezione del gioco e non potendomi concentrare sul trovare ogni singolo oggetto. Oggi, grazie anche al video di C-Rob, che troverai in descrizione, ho finalmente chiuso la build del profumiere elettrico. Sto per parlarti di una build che riesce a fare uno sfracasso di danni con solamente due oggetti del DLC e niente di più, anche se, questa volta, non sarà così facile ottenerli come nel caso delle lame rovesciate. Prima di tutto sono andato a prendere la bottiglia di profumo folgorante, uno degli oggetti fondamentali per creare questa build. Per farlo sono partito dalla Grazia Costa Cerulea, perché avevo già esplorato la zona. In succo sono solamente tornato indietro lungo la caverna, dirigendomi quindi verso nord. Ho schivato il gigante fornace che passeggia in questa zona e mi sono diretto al laghetto che troverai poco più su. Al suo centro si trova quest'arma, ed ho dovuto prestare particolare attenzione ai caproni gialli di fulmine che rotolano per il lago. Come ben saprai, il fulmine fa davvero molti più danni se si risulta bagnati. Ma se tu non hai ancora raggiunto questa grazia, sappi che ci sono vari metodi per raggiungere il lago che ti ho mostrato. Ad esempio, ti basterà partire dalla grazia fronte del castello, voltarti e proseguire sul sentiero a sinistra, puntando sempre a scendere fino a quando non arriverai a dei laghi che sembrano di veleno. A questo punto prosegui ancora verso il basso per giungere ad una caverna che ti porterà al corso del fiume Elak, e vai verso sud, superando un parkour su delle rocce. In questa maniera arriverai nella stessa identica zona e potrai sbloccare sia la Costa Cerulea che quest'arma. Le boccette folgoranti sono una dual naturale, dunque con un solo oggetto potrai equipaggiarne una per mano, e sono molto interessanti. Al più 0 fanno un danno da fulmine di 110 e richiedono 3 a forza, 16 in destrezza e 14 in fede per essere utilizzate, e scalano D sia in destrezza che in fede. La loro descrizione recita: bottiglia di profumo resa arma dei profumieri del Regno dell'Ombra. Gli attacchi rilasciano una polvere aromatica che produce fulmini. Occasionalmente i profumieri intraprendono viaggi alla ricerca di nuovi aromi e giardini. Ma prima di potenziare l'arma c'è un'altra cosa che devo recuperare per poter creare questa build, la cenere di guerra Scintille Vorticanti, che sparge davanti a sé una polvere aromatica che produce vorticose esplosioni di scintille. Le proprietà delle scintille variano in base alla bottiglia di profumo usata. Per trovare questa abilità potentissima sono partito dalle rovine di Morph ed ho proseguito verso nord avvicinandomi all'accampamento dei soldati di Mesmer e schivandolo in toto visto che ha un gigante fornace al suo interno che però non si attiva se passerai alla destra dell'insediamento, cercando di rimanere sempre il più lontano possibile e dunque attaccato alla parete che ti troverai sulla destra. Una volta superato l'accampamento ti basterà salire sull'altura per trovare uno scarabeo volante che se farai cadere con una magia, una freccia o qualsiasi metodo che hai a disposizione, ti rilascerà questa abilità una volta battuto. A questo punto c'era solo una cosa da fare: potenziare le mie armi. Mi sono dunque diretto alla tavola rotonda ed ho in primis applicato la cenere di guerra appena recuperata alle mie boccette di profumo folgoranti e poi ho iniziato a portarle su di livello. In questo caso io ho raggiunto il più 25, ma il danno non è poi così elevato in confronto alle fasi prima. A seconda della tua disponibilità potrai fermarti quando ti aggrada. Il più 20 per me è già un buon livello, ma considera che al più 25 vanno a fare un danno da fulmine di 269, aumentando di abbastanza ad ogni upgrade. Se deciderai di non portarla a livello massimo ma fermarti prima, sappi che la build funzionerà nella stessa identica maniera, ma farai un po' di danni in meno. E gli scaling, giusto per non dimenticarli, si spostano entrambi su C. Il fulcro della mia build è stato così creato. Mi rimaneva ovviamente da decidere cosa indossare come armatura e quali talismani sarebbero stati i migliori da inserire in questa build. Il mio obiettivo era chiaramente fare più danni possibili. Per l'armatura ammetto di aver dovuto pensare parecchio. L'idea di una build cosplay con il set dei profumieri mi attirava, ma ovviamente non era la via migliore, visto che non ha dei potenziamenti passivi per le boccette. Questa è un'opzione divertente, ma assolutamente inutile. Considerando che non ho ancora trovato dei pezzi di set che mi permettano di potenziare le boccette, ho deciso di mantenere la mia attuale forma draconica, data dal cuore di pietra.
Sta a te decidere dunque cosa indossare, ma ti consiglio di avere sempre un carico medio ed una stabilità di almeno 51 per poter reggere un paio di colpi e poter continuare ad attaccare anche se il nemico ti sta ferendo mentre tu esegui un'azione. E dopo aver totalmente ignorato le armature ed aver optato per una forma draconica, non mi restava che pensare ai talismani. Il primo che ho deciso di inserire è la scheggia di Alexander, visto che il grosso dei miei danni viene fatto dalla cenere di guerra, e questo talismano potenzia il danno delle abilità. Successivamente, ed oserei dire anche finalmente, ho inserito un talismano che non ho mai utilizzato in vita mia, il talismano del profumiere, che aumenta la potenza d'attacco delle arti del profumo. E da questo punto mi è anche sorto un pensiero singolare, che però potrebbe avere del fondamento. Le boccette di profumo in versione arma probabilmente dovevano esistere anche nell'Elden Ring base, ma sono state poi successivamente rimosse e spostate nel DLC. Pensandoci bene, io non ho mai utilizzato le boccette di profumo in Elden Ring. Mai! Non sono un grande fan dei consumabili, lo devo ammettere. Però iniziare a creare i vari profumi per lanciarli credo sia stato fatto da davvero poche persone, e mai con una build dedicata. Quindi questo talismano era tra virgolette inutile fino ad oggi. Il terzo talismano che ho inserito era quasi scontato. Con questa build faccio solamente danno da fulmine. E dunque l'amuleto scorpione del fulmine è secondo me essenziale. Grazie a questo talismano l'attacco fulmine viene aumentato, ma d'altra parte riduce la resistenza ai danni. Malus che ho mitigato in maniera semplice inserendo il talismano Gran Scudo del Drago, che aumenta la resistenza ai danni fisici in maniera enorme. Ed ora che sai come creare la tua build, potresti pensare di essere a posto e poter chiudere il video, ma così non è. Perché per ottenere il massimale di danni che può fare questa build, devi sapere anche come gestire i suoi attacchi. Dunque, eccoci qua. Arriva il momento del mio provato. E devo dire che questa build funziona da Dio. Il primo consiglio che ti devo assolutamente dare è: se vuoi giocare questa build, impara a combattere senza il lock sul nemico. Perché, ti chiederai tu? Semplice. Perché la cenere di guerra che ti ho fatto prendere fa un danno incredibile quando la lanci ai tuoi piedi. Ti spiego. Attivandola normalmente, magari con un lock su un nemico, lancerai delle scintille in avanti, che successivamente esploderanno. E devo ammettere che anche così fanno dei danni niente male. Ma il vero massimale del danno si raggiunge sparando l'abilità sui propri piedi. In questa maniera essa esplode direttamente, saltando tutta l'animazione precedente, arrivando a fare danni davvero consistenti. Il danno varia dal tuo livello, dalla quantità di benedizioni dell'albero ombra attive sul tuo personaggio, da un sacco di cose insomma, ma in generale riuscirai a sconfiggere i nemici minori in un colpo solo della cenere, ed anche alcuni boss verranno annientati in pochi colpi. Diciamo che 8000 è il danno minimo che sono riuscito a fare, anche contro dei boss, e se teniamo da conto che l'abilità è veloce da rilanciare, si possono concatenare più esplosioni di fila. Ad esempio, contro un gigante fornace sono riuscito ad arrivare attorno ai 30000 di danno, se non di più, lanciando a ripetizione l'abilità contro il terreno sotto ad un suo piede. Ed è proprio per questo che non devi combattere con il lock attivo. Tra un colpo e l'altro delle tue armi dovrai essere pronto a lanciare la telecamera verso i tuoi piedi ed utilizzare la cenere. Ovviamente la cenere di guerra, nonostante ammazzi in un colpo i cavalieri di Mesmer ed ogni nemico simile, non è la tua unica arma. Potrai utilizzare anche gli attacchi base e quello caricato per eliminare velocemente i tuoi avversari. Unica pecca? Il danno è da fulmine, e da fulmine soltanto. Quando incontrerai qualcuno con un'elevata resistenza a questo elemento, lo scontro sarà più difficile, ma non impossibile. Seconda pecca, relativamente pecca, è il fatto che abbiano una gittata davvero corta per ogni colpo. Ed ora arriviamo alle statistiche, la parte dolente di ogni mio video, ma questa volta ho qualche informazione extra da darti. In primis dovrei avere almeno 3 in forza, 16 in destrezza e 14 in fede per utilizzare le boccette. Successivamente la statistica base da portare su, almeno secondo me, è fede, e solo successivamente destrezza, perché aumenterai il danno della tua arma. Ora, come ti dico ogni volta, le mie build sono delle basi per iniziare a creare qualcosa di tuo. Dunque, come al solito, ti invito a prendere spunto da me, ma ad aggiungere quello che più ti piace alla mia creazione, come ad esempio il set d'armatura, che io ho totalmente ignorato. Un altro esempio, potresti arricchirla con degli incantesimi di fulmine, per poter attaccare da lontano i nemici ed usare le bottigliette di profumo solamente per finire i malcapitati quando si avvicinano troppo.
Ed ecco perché tendo a non dare mai delle statistiche fisse per giocare. Io potrei dirti, metti le statistiche così, in questa maniera, ma tu, giustamente, potresti aggiungere un totale di X cose che sballerebbero le statistiche, non ci rientrerebbero. Dunque, per ogni dubbio o perplessità, mi trovi nella sezione dei commenti e mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi di questa build. Inoltre, per far felici pure i pignoli, ho anche inserito degli spezzoni in cui abbatto dei boss. Così vedete che effettivamente la build è potente e scoprite il suo potenziale, visto che contro i mob base, a quanto pare, sono l'unico che riesce a morire. Questi nomi che vedi scorrere a schermo sono tutti gli abbonati del canale, quelle persone che hanno deciso di supportarci con un semplice abbonamento, e questo ci aiuta a creare video sempre più belli e migliori grazie a voi.